Bentornato e benvenuto a un altro episodio di Dark Souls 3. Qui è il tuo solito Hendrix e ora andremo nelle fogne dopo aver comprato quella chiave da quella tizia. Olè. Chiave della tomba, non delle fogne. Ok. Dove stiamo andando? Che stiamo andando dove penso io? Cioè, lì nel crepaccio. Perizoma. È tempo. Prega presso la statua di Velka. Assoluzione. Non richiede dissoluzione. What? Che cazzo? Questo deve essere un altro patto. Perizoma. Now. Perizoma. Meglio di far vedere le cose al vento, diciamo. Sì, deve essere per forza un patto. Allora. Cioè, non ci credo che mi hanno danneggiato quei ratti di merda. Alla barda rossa. Oddio, in Dark Souls 2. No, in Dark Souls 2 avevo una specie di cosa, la Darth Maul con doppia lama rossa, troppo sgrava, che mi dava emozioni. Cioè, tu rimuori. La domanda è, c'è un necromante da queste parti? Cazzo, io che prendo oggetti non in momenti sbagliati. Aia. Guardate, ha un albero incastrato dentro. Se ti togli scimitaro, mi fa un piacere. Mi piace un sacco questa ambientazione. Au, stronzi. Ah, adesso ce l'ho. Ho la cosa più 2. L'Essus più 2, quindi è interessante. Oi, devo guardare le armi, cazzo! Siete veramente, ho sentito il vostro frastimo fino a qui. Spadone utilizzato da un cavaliere mascherato. In esso cova il terrore che si annida nella mente dei vacqui, contro i quali particolarmente efficace. Un tempo quest'arma apparteneva a un vero cavaliere di Myrrha, le cui tecniche possono essere rivelate impugnandola a due mani. Anello maledetto donato dal gran sacerdote Sullivan ai suoi cavalieri. O c'è un occhio bello. Ah, occhio sinistro. Ah, occhio sinistro del sacerdote, che bello. I cavalieri che scrutano nella sfera nera vengono attratti da un incubo di guerra e sangue e trasformati in bestie rabbiose. Non stupisce che il gran sacerdote doni questo anello solo a chi è inviato in terra straniera. Molto tempo fa, uno dei saggi strinse un patto con la legione di non morti e si dedicò al testamento degli stregoni di Farron. Stregoniere dell'arcicolo di Royce e dei suoi seguaci, appresa direttamente da MacDonald della Valle Boreale. Che cazzo? Le anime che traboccano dagli abissi, attratte da ogni cosa vivente, inseguono istancamente. Vabbè, cazzate. Che non c'entrano un cazzo della lore. Ok, quella stregoneria invece, quella stregoneria era fatta dai tizi. Dai, così gemelli. Corri, puttano! Corri, corri! Minchia, non rallenti neanche se ti colpisco. Gemma pesante, mi aspettavo quella. Cazzo! Mi sono spaventato. Devo capire cosa sono gli attacchi successivi. Saranno. È un modo strano per dire. Ciao, fantasma. Consecutivi? L'unica cosa da fare che è rimasta adesso, di tutte le cose che volevo scoprire, è fare 20.000 anime e comprare quell'altra chiave, che mi sembra una cazzata, che non posso proseguire senza quella, e uccidere quei cazzo di giganti che mi stanno urtando la sensibilità. E tu che cazzo sei? Oh, hello, you're back. Oh, è il tizio di Come in peace. Loretta! Whatever trinket you just don't ask me. Sì. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. Commenti. You can keep the ring. Ring. As. Well. Oh, cioè, il mio A desiderio di little avere molti trinket of anelli si sta thanks, I rivelando suppose. vero. Non mi hai dato un anello, stronzo? You can keep the ring as. Ok. Che anello, tizio? Oh, ah, l'armaiolo sarebbe. Ok, ora l'unica cosa che mi è rimasta da fare è uccidere quei giganti. E si riposa. Mirargli le gambe. Dai, Melma. Fammi
fa male il fango? Era una cosa che dovevo scoprire, che ci credete o no. Ma c'è... Ma tizio, non dovevi addormentarti a quest'ora. È un po' troppo tardi per il tuo pisolino. Ok, l'ho fatto incazzare. E anche lui mi ha fatto incazzare. Sta riaddormentando, ok. Vediamo un po' di andare di prepotenza. O sono in fatrol, ovviamente. Ancora? Vediamo un po'. Esatto. No! Sono un coglione anch'io, eh. Che devo prendere oggetti qui? Scarpe di drag. Ma non mi hai preso. Ok. Appena ho una festust. Ah, sto per morire di questo gigante. Come mi hai colpito? Togliti scritta. Morto. Oh, interessante. Oh merda, primo piano del pube. Anche questo mostro qua vermistico. Vermistico si dice? Vermefico? Vermefico? Non ho capito. Oh, è già morto. Minchia, metti col culo. Lingua pallida. Allora, mi sa. Porca troia, che frammento grande di titanite. Armatura di Drang. Non è quella che ho io. Di Drang. È un tizio Drang, ma... Ah, quello dei doppio martelli, immagino. La cosa che non capisco è... Ma... Ah, cosa servono questi giganti? Perché ci sono questi cancelli? Cose sconosciute e misteriose. Se non sbaglio, da quella parte c'era un falò. Adesso ho provato a uccidere l'altro gigante. 18.000 anime. Anche perché voglio prendere l'altra chiave. Allora... Acquistare chiave della torre. Quale cazzo è? Quale sarà? Lo leggerò nella descrizione sicuramente. Stai zitta. Allora, vediamo. Chiave della torre in rovina. Dietro l'altare del vincolo che conduce alla torre della campana. Dietro l'altare del vincolo? Qua dietro, tradotto. La torre della campana custodisce le vecchie guardiane del fuoco. Quando una guardiana del fuoco ha terminato il proprio compito, viene condotta nella vera oscurità dove può godersi il meritato sonno. Cose di loro allucinanti. Devo leggere quella della tomba. Ok. La cripta ormai abbandonata ospitava un vecchio statua di Velka, dea del peccato. La leggenda vuole che perdonasse i peccati e rimuovesse le maledizioni. E infatti l'abbiamo vista. Ok. Ok. Sono combattuto se andare da quella parte. Oh, scusa, ho sbagliato strada. Cioè, verso qui in alto e si torna indietro. Ma prima voglio uccidere quel gigante e prendere quegli oggetti. Non mi sta aggrando. Ah, neanche un problema al mondo. Non mi ha sfiorato neanche una volta. Era tutta scena. Anche il fatto che non avessi il pene era tutta scena. Vediamo. Escrementi. Escrementi. Questo mi fa pensare su cosa sia questo posto. Oh,
quel gigante andava ucciso per aprire questa porta, ovviamente. Cosa cazzo sto vedendo? Ok, abbiamo due, comunque. Due. Cos'è questo rumore molesto? Comunque, abbiamo due. Cappuccio da fanciulla? Troppa roba! Troppa roba! Spero che sia uno shortcut. Scorciatoia più avanti. Visione di tesoro. Chissà cos'è. Comunque, l'episodio è durato anche troppo. Primo, leggerò questo schifo, il vestito di questa lorda, e poi finirà così l'episodio. Chissà. Cappuccio bianco utilizzato dalle dame dei lunghi viaggi. Fa parte di una tenuta formale indossata a un prescindere dal rango. Fatto di stupore mobile e ottile qualità, non è adatto all'uso di battaglia. Ok, quindi era una persona. Una persona semplice. Chissà. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Una forca d'argento decorata con un simbolo sacro, bandita dal passato da un santo. Dal santo Kim Klimt. Il santo l'abbandonò quando perse la fede, perché era la fede stessa a rendere potente quest'arma. Ok.